Buongiorno, io non faccio altro che veramente è stata una giornata molto bella, molto importante perché ho imparato un sacco di cose, ho visto delle eccellenze veramente in genetisti, studiosi, chirurghi, quant'altro a parlare di cose molto molto importanti. Quello che è il problema che mi piacerebbe tanto risolvere in qualche modo. E che se noi, per esempio, abbiamo una problematica di questo genere, di poter istituire quella che è una rete del paziente, che è retinopatico o comunque ipovedente o non vedente. Perché questo è il grosso problema, come al solito, di gestire queste situazioni. Io sono da ormai tantissimi anni, capelli bianchi, ormai neanche quelli più, perché non ci sono più i capelli, però veramente in un ospedale grande come Torino, sono primario della divisione di oculistica, eccetera, eccetera. Però quando vengono questi pazienti noi non abbiamo per esempio una genetista, cioè è inconcepibile che si facciano delle campagne a livello così nazionale sull'occhio secco, con tutte le problematiche che questo può avere, e non fare una rete di unione per pazienti che hanno necessità, bisogno e hanno veramente fiducia in queste istituzioni. Io non voglio polemizzare oltre, ringrazio la mattinata, i relatori che hanno veramente fatto delle relazioni importanti, molto 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 bravi, e complimenti a tutti quanti. Grazie ancora della partecipazione.